Ma secondo te è possibile ridurre i consumi elettrici di una pompa di calore mantenendo la stessa macchina e addirittura aumentando il comfort all'interno della casa? Lo vedremo oggi in questo video. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube cliccando anche sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, oggi ti voglio portare a vedere un caso esemplare di come il monitoraggio continuo della pompa di calore, ma il settaggio minuzioso dei parametri, permette al cliente di risparmiare in bolletta elettrica, mantenendo la stessa pompa di calore e addirittura aumentando anche il benessere in casa. Assurdo, dirà. Infatti chi si è specializzato nelle pompe di calore sa bene quanto sia fondamentale il settaggio al millimetro per poterla fare consumare meno e rendere al massimo. Sembra assurdo perché siamo abituati alle vecchie caldaie, dove veniva installata la caldaia e poi ci si dimenticava di averla. Con la pompa di calore è completamente diverso, perché le rese delle pompe di calore e i consumi elettrici delle pompe di calore variano al variare della temperatura di mandata e quindi, ovviamente, ogni minimo dettaglio fa un'enorme differenza in bolletta elettrica. Oggi ti porto a fare un'escursione nel vedere come si è comportata una macchina prima e dopo un settaggio minuzioso e molto attento. Eccoci, oggi vediamo cosa succede all'interno di una pompa di calore collegandoci in diretta su alcune pompe di calore. Prima di farti vedere il caso che ho pensato per te, voglio trasmetterti un concetto molto semplice ma alquanto importante. Stiamo vedendo una pompa di calore, questa in verde è la temperatura di mandata all'impianto, quindi la temperatura parte da 30 gradi, quindi il circuito, i radiatori erano completamente freddi e poi con il tempo la pompa di calore ha portato su la temperatura fino a quasi 65 gradi sui radiatori. Ecco, qui in blu vedi il consumo elettrico della pompa di calore, il consumo istantaneo, quindi siamo partiti da 2 kW fino ad arrivare a 4 kW. Nel momento in cui la pompa di calore però è arrivata a regime, quindi la temperatura viene solo mantenuta nei radiatori, ecco che per mantenere 60 gradi di mandata la pompa di calore consuma a malapena poco più di 2 kW, quasi metà rispetto a prima. Perché succede questo? Perché le pompe di calore sono nate per lavorare in mantenimento, cioè rimanere accese più tempo possibile, e infatti qui lo vedi a colpo d'occhio. Da 4 kW di assorbimento per 60 gradi di mandata a 2 kW e mezzo di assorbimento per 60 gradi di mandata, e stiamo parlando di una temperatura esterna che rimane pressoché costante. Ora andiamo a collegarci invece sull'esempio che ti avevo promesso. Eccoci qui, allora voglio farti vedere come dei piccoli accorgimenti che puoi fare solo se hai il controllo completo del tuo impianto ti possono permettere di risparmiare fino al 20% in bolletta. E credimi che 20% in bolletta è veramente tanto per una pompa di calore. Stai per acquistare una pompa di calore? Aspetta! Ecco il segreto numero 1 per tagliare i futuri consumi della tua pompa di calore, e vale per qualsiasi marca. Installare una pompa di calore è il primo passo per abbattere i costi energetici della tua casa, ma da solo non basta. Dovrai anche avere gli strumenti per usare al meglio la tua pompa di calore, perché alcuni tralasciano il passaggio più importante per tagliare le bollette di casa. Sto parlando del monitoraggio continuo della tua centrale termica, una funzione che manca nel 95% delle pompe di calore in circolazione. Sono Samuele Trento e assieme alla mia rete di oltre 100 installatori abbiamo realizzato centinaia di impianti in pompa di calore. E assieme ai migliori esperti di questa tecnologia ho realizzato qui in Italia la prima e unica centralina per il monitoraggio da remoto delle pompe di calore, di qualsiasi marca. Se non vuoi trovarti a pagare bollette elettriche esagerate, ma vuoi il pieno controllo dei consumi della tua pompa di calore senza rinunciare al comfort, allora vai sul sito foxbox.me. Allora, ti faccio vedere un caso di un'abitazione costituita da due tipi di impianto, uno a pavimento sull'abitazione principale e poi abbiamo dei radiatori sulla parte bagni e uffici, perché ci sono degli uffici all'interno di questa abitazione. L'edificio non ha il cappotto, quindi non ha l'isolamento ed è un edificio datato. Vediamo il 28 dicembre 2020. Era un giorno particolarmente freddo. Qui stiamo vedendo le temperature da mezzanotte a mezzanotte del 28 dicembre, quindi la temperatura è andata sotto lo zero fino alle 11 di mattina, per poi salire a un grado
fino alle 18 e poi tornare sotto lo zero. Vediamo la temperatura di mandata all'impianto in questa giornata. È la temperatura in verde, che va da 65 a 50, torna a 65 e poi torna a 35 gradi. C'ha dei picchi a 65 e così via. Cosa sta succedendo in questo impianto? Ecco, qui sta succedendo una cosa che succede nella maggior parte degli impianti. A volte chiama l'impianto a pavimento, a volte chiama l'impianto a radiatori. Allora si vede bene che quando funzionano solo i radiatori, la pompa di calore va alla massima temperatura, ma appena parte il circolatore dell'impianto a pavimento c'è un crollo drastico della temperatura e arriva a 35 gradi. Perché? Perché l'impianto a pavimento era completamente freddo, l'acqua all'interno dell'impianto a pavimento era fredda e quindi la pompa di calore si ritrova indietro una massa d'acqua fredda e quindi si trova un attimo presa per il collo. Vediamo infatti quando il circolatore, qui abbiamo i termostati ambiente, quando i termostati dell'abitazione dove c'è l'impianto a pavimento stanno chiamando, li vedremo timbrati di blu. Quindi alle 10 di mattina parte l'impianto a pavimento della zona giorno, si ferma alle 15 e poi riprende alle 17 fino alle 22. In quell'occasione, come vedi, la temperatura poi tende a risalire, ma difficilmente arriverà ai 60 gradi che avevamo previsto sull'impianto a radiatori. Questo cosa comporta? Comporta una serie di disagi. Il primo è che quando va l'impianto a pavimento, i radiatori si sentono molto più freddi. Abbiamo ovviamente due circolatori, uno diretto e uno miscelato, no? Quindi quando l'acqua all'interno del puffer è a 65 gradi, ecco, tutti i 65 gradi vanno sui radiatori, mentre sull'impianto a pavimento c'è una miscelatrice che limita la temperatura a 35 gradi sull'impianto a pavimento. Questo però comporta che ogni volta che l'impianto si accende, l'impianto a pavimento, lui ci mette un bel po' di tempo per risalire. Perché? Perché si ritrova tutto il pavimento freddo a 20 gradi. E questo per una pompa di calore non va bene. È un dettaglio che chi ha esperienza nelle pompe di calore conosce bene, ma soprattutto lo puoi controllare solo se hai un monitoraggio da remoto tipo questo. Vediamo nel dettaglio le temperature che vengono inviate all'abitazione. Ecco, come vedi in azzurro c'è la temperatura dell'impianto a pavimento, quindi anche quando la pompa di calore lavorava a 65 gradi, perché sono le temperature che vanno sui radiatori, comunque l'impianto a pavimento era sempre a 35, perché c'è proprio una miscelatrice. Allora cosa è stato fatto? Sono state riprogrammate gli orari e le temperature affinché il cliente rimanga al caldo comunque, anzi stia meglio in casa consumando meno. E allora andiamo a vedere dopo un mese cosa è stato fatto. Eccoci qui. Allora siamo il 20 di gennaio, era comunque un giorno piuttosto freddo, non freddissimo come l'altro, ma comunque la temperatura non è mai salita sopra i 4 gradi, e questa era la temperatura di preparazione del puffer di acqua tecnica della macchina. Non siamo più andati a lavorare a 65 gradi, ma stiamo lavorando a 42-43 gradi. Però lo facciamo per tutto l'arco della giornata. Quindi la macchina lavora in modulazione al minimo, ma per tutto l'arco della giornata. Andiamo a vedere sull'impianto a pavimento cosa succedeva. Eccolo qua. Sull'impianto a pavimento addirittura, anziché lavorare a 35, siamo riusciti ad abbassare la temperatura di mandata fino a 31-32, mantenendo il comfort in casa. Infatti il cliente poi ci ha chiamato e ci ha detto che sta molto molto meglio in casa, sta molto più caldo, sebbene la pompa di calore lavora a più basse temperature, ma per un arco di tempo molto più lungo. Vediamo dentro casa, ecco qui, questa è la temperatura dentro casa, sono 21 gradi, 22, e quindi una temperatura costante, seppur con una temperatura di lavoro molto più bassa. Tutto questo ovviamente è possibile avendo calcolato i radiatori, perché certi tipi di radiatori non lavorano, non riescono a funzionare a 42 gradi, però se sono sovradimensionati e a seconda anche della tipologia del materiale, si può avere un comfort in casa anche con una temperatura leggermente più bassa.
Naturalmente i radiatori in questo caso sono qualcosa di aggiuntivo perché l'abitazione principale, quindi il massimo carico termico dell'edificio, è legato alla zona dove c'è l'impianto a pavimento e non dove ci sono i radiatori. Allora andiamo a vedere come si comportano i consumi della pompa di calore. Allora andiamo ad attivare i consumi. Eccoci, con una temperatura costante ma soprattutto un funzionamento H24, la pompa di calore va a modulare e arriva quasi a 1,8 kW di consumo, ok? Mantenendo i 42 gradi di mandata per tutta la casa. Abbiamo dei picchi naturalmente a 2,2 kW, ma nel complesso siamo andati a consumare 55 kWh in un giorno, che per un edificio del genere sono un ottimo risultato, perché tutto ovviamente è proporzionale all'edificio. Se invece torniamo indietro e andiamo a vedere prima cosa succedeva, eccoci allora al 28 di dicembre, andiamo a vedere il consumo elettrico della pompa di calore ed ecco cosa succedeva. La macchina sì, lavorava meno ore durante la giornata perché stava spenta e l'impianto a pavimento veniva chiamato solo durante queste ore, ma guardate i consumi. La macchina assorbiva 3 kW, 3,5 kW. Perché? Perché aveva troppo poco tempo per riscaldare casa. Abbiamo dei picchi addirittura di 4 kW che siamo andati a ridurre perché non lasciavamo troppo tempo alla macchina per potersi esprimere e per poter garantire un continuo comfort all'abitazione. Lasciavamo troppo raffreddare il pavimento e tutto questo portava a dei consumi che si aggiravano intorno al 65 kWh al giorno. Ecco, 65 significa il 20% in più di consumi. Abbattere del 20% dei consumi semplicemente adottando degli orari e degli usi diversi è una gran cosa. Ok, però non prendere paura dei consumi perché ovviamente i consumi sono legati al tipo di abitazione. Considera che l'abitazione che abbiamo visto consumava 3.000 euro all'anno di gas metano. E poi il tutto è legato anche al mese di funzionamento. Infatti, come vedi, ottobre consuma poco, novembre qualcosa in più, dicembre, gennaio abbiamo il picco. Di solito, e poi febbraio, ad oggi siamo il 24 di febbraio, e torna a calare il consumo, quindi i consumi sono tutti proporzionali e chi lavora nel nostro settore ha monitorate tutte le pompe di calore, sa bene come funzionano queste cose ormai, sono la base. Ecco, con il video di oggi cosa voglio trasmetterti? Il messaggio che le pompe di calore non sono come le caldaie, devono essere coccolate, devono essere seguite anche dopo l'installazione. Devono essere monitorate, ma soprattutto devi avere qualcuno alle spalle che ti sappia guidare per trovare il giusto compromesso tra comfort e consumo elettrico. Perché con alcune accortezze puoi ottenere grandi risultati, addirittura avendo ancora più caldo in casa.